Alessandro Velotto numero 11, Fabio Baraldi numero 12, Umberto Esposito numero 13, Gabriele Vassallo, allenatore me l'ha detto Paolo Zizza. Primo gol di Napoli. Poi Campopiano, Bruglian, lunga distanza e va a segno 2-0. Complice però Bonito, palla centrale. Allora vediamo se è la vera occasione. Bernardo, 18 secondi, c'è tutto il tempo per amministrare. Bernardo, gol! Bernardo Gomez! C'è Caccatella, Alessandro, poi incredibile, gol! Il pareggio di Roma con Francesco Vitola, 2-2. 20 secondi, ancora ci pensa sul gol. Subito Napoli che torna avanti, indovinate con chi? Sempre con il miglior marcatore. E c'è subito un'espulsione da parte di Vitola. Uno contro uno il gol. Che ingenuità qui, va Baraldi a segno. Dall'altra parte avanza Bernardo però è tutto solo, può provare il tiro, Bernardo Gomez ha visto il pertugio e ha messa dentro alle spalle ancora una volta di Vassallo per la doppietta personale. E allora può amministrare, avanza Napoli, gol da parte di Velotto, palla dentro, grandissimo gol alla beduina di Jacopo Mondolini, grande Jacopo, la prima occasione. Si fa sotto Bruguglian, ancora Campopiano, il gol di Campopiano. Eccolo lì, quello che abbiamo detto poco fa, di evitare di ritornare subito sotto. Dentro ancora, è lui! Ancora lui! Jacopo Mandolini! Di Costanzo il tiro e il gol. Di Costanzo, prima rete, torna più due Napoli. Jonas, Bernardo che avanza, 11 per chiudere l'azione. Bernardo, il tiro, Benzic, René! Benzic, sesto gol di Roma. Pappacena, serve il gol di Simone, palla dentro, che azione di Jacopo Mandolini, la mette dentro lui. Mario prova a fare qualcosa, no, si va da Bernardo, 8 secondi, prova, Bernardo fa un cenno, Bernardo, da casa sua, si alza il pubblico del foro. Guglianna contro Bonito, tiro e la traversa! 5 minuti al termine della terza frazione, un'eternità da giocare ancora. Bruguglia il tiro e il gol. Nardo Gomez che va a un fallo, invece il capitano Innocenzi ne ha due. Superiorità da parte di Napoli, buono gol dentro e azione ben giocata. Che amministra René Bezic, Bernardo marcato, Bernardo cerca un uomo libero, Bernardo! Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Bernardo! Un look stupendo! C'è Bernardo dall'altra parte, capitano, poi c'è René, ce l'hai? Jonas! Criveglia! Ancora Velotto. Doppia espulsione da parte di Roma, il gol. Il capitano Claudio, poi per Vitola, Jacopo Mandolini! Migliaccio, di Costanzo, pardon, di Costanzo contro Bonito, di Costanzo, gol, parità. Si è segnata dunque l'espulsione a Mattiello. Bernardo Gomez! La manita di Bernardo! Bruguglian, poi dopo Velotto e il gol del pareggio di Costanzo. Jonas, capitano, provi il tiro, no! Allora va su Jonas, il gol di Jonas! Jonas Criveglia! E dunque possesso Roma, palla in mano, Roma ha vinto dopo un digiuno che si interrompe per fortuna da dicembre, dopo Sori, Roma torna a vincere.